Allora, ieri abbiamo visto i fondamenti, la parte principale della teoria cinetica, cioè di come la meccanica, quindi i principi della dinamica, la legge della forza, eccetera, riescono a interpretare le posizioni di stato dei gas perfetti o i gas ideali. Okay? E un aspetto cruciale è basato sul come si comportano le particelle di gas l'una rispetto alle altre. L'ipotesi cruciale era che non interagiscono tra di loro se non, quindi non si esercitano forze, okay? E questa è una situazione rara perché normalmente una o più particelle potrebbero essere ionizzate e quindi interagire anche con l'interazione elettrostatica. Se non lo sono, a parte quello, non ci sono forze tra le particelle tranne quando si urtano. Okay. E come si urtano? Si urtano mediante urti elastici. A e B sono puntiformi, non hanno colonne. Qui questo, le due sfere, i due circoletti colorati sono le due particelle che hanno volume perché se no non possiamo vederle e immaginiamo che si urtino con urti elastici. Questa simulazione io l'ho preso, l'ho modificato un pochetto per essere perché sia più chiara, vi mostra quello che succede durante un urto elastico. Le particelle semplicemente cambiano la velocità, invertono un verso. Possiamo anche cambiare, diciamo che una è ferma, l'altra si muove, la destra è ferma, nel qual caso, non so se avete notato, inizialmente la particella 2 ha una velocità verso destra, scusami, la particella 1 si muove di 75 metri, no, 80 metri al secondo verso destra, l'altra è ferma, hanno la stessa massa, dopo l'urto questa starà ferma e questa si muove verso destra con la stessa velocità, cioè si scambiano la velocità, come avevamo visto ieri sulla lavagna. Qui non facciamo altro che mettere in pratica le equazioni che uno deriva usando il principio di conservazione della quantità di moto e dell'energia cinetica. Ok? Quindi, da questo, che cosa traiamo? Cioè, qual è l'obiettivo di quello che sto descrivendo? È che è necessario pensare e riflettere molto bene sui principi che stanno alla base della teoria cinetica. In particolare, quelle tre posizioni che abbiamo visto. Se tutto funzionasse in questo modo, cioè se gli urti fossero solo centrali ed è l'unico urto quando le particelle non hanno volume, allora le velocità di ciascuna particella non cambierebbero mai. Solo si scambierebbero, quella che ce l'aveva prima una ce l'ha quell'altra, e dicendo anzi, addirittura uno potrebbe anche pensare che tutto va come se le particelle si ignorassero. Non ci fossero proprio gli urti, particella a particella, ma solo con le pareti. Ok? La cosa cambia radicalmente se, torniamo al punto di partenza, se l'urto non è centrale. Supponete di alzare anche di poco la particella 1. In questo modo tecnicamente si dice che il parametro d'urto non è zero. Cos'è il parametro d'urto? Immaginate di disegnare la retta sulla quale si muove la particella 1 e la distanza dal centro della particella 2 è questa retta. Questo si chiama parametro d'urto. Se l'urto è centrale, il parametro d'urto è zero. E l'urto avviene se il parametro d'urto è più piccolo della somma dei due raggi delle due particelle, ovviamente. In questo caso, osservate bene, ripeto, la particella 2 è ferma, la prima si muove verso destra di 80 metri al secondo, ma l'urto non è più centrale. Che succede? Non è più vero che si scambiano le velocità. Le velocità vengono ridistribuite in modo diverso, sempre rispettando la quantità di moto che si conserva, l'energia cinetica che si conserva,
ma l'urto non è più centrale e quindi l'energia cinetica che prima era tutta di una particella adesso viene distribuita tra tutte e due. Ok? Questo è notabile. Questo è legato al fatto che le particelle non hanno volume nullo in realtà. Non sono neanche sfere, d'accordo, però non hanno volume nullo. Il fatto di aver approssimato con dei circoletti vi dà quest'idea. Ok? Non solo, ma c'è un'altra cosa, e questo la approfondiremo quando parleremo del secondo principio della termodinamica. Se io cambio di poco la posizione iniziale della particella 1, cambiandola di poco, la differenza tra i risultati, tra le evoluzioni del sistema, diventa via via sempre più grande. Ok? Andiamo a vedere questo che effetto ha sulla dinamica del gas. Questo, ma posso anche chiuderlo, perché non lo apriamo. Questo non l'ho trovato in rete, potrei mettervi il link o lo metto sul sito del Giovennato. Ecco. Questo dice c'è in rete, sul sito della FET. Questo è tradotto anche in italiano. E qui c'è, possiamo studiare le proprietà del nostro sistema. Abbiamo il contenitore, adesso è vuoto. Il contenitore è associato a diversi strumenti di misura, la temperatura, c'è un termometro, c'è un manometro, la pressione, e il volume, c'è un righello, quindi potremmo in teoria calcolarlo. D'accordo? Qui dentro possiamo mettere che cosa? Particelle per adesso di due tipi, più massicce o meno massicce. Anche qui hanno certe dimensioni, se no non potremmo neanche vederle, d'accordo? Andiamo a vedere che particelle. Diciamo che mettiamo, togliamo le collisioni, quindi siamo nel caso di teoria cinetica dei gas ideali vista la lavagna, cioè le particelle sono talmente piccole che è come se non, cioè, scusate, hanno volume nullo, quindi interagendo con urti elastici si ignorano. Ok? È come se si attraversassero. E mettiamo 500 particelle o di quelle massicce. Queste non interagiscono tra di loro, interagiscono solo con le pareti con urti elastici. Dopo un po' vanno a occupare l'intero volume del gas e qui c'è un istogramma che dimostra che tutte hanno la stessa velocità e questa non cambia nel tempo. L'urto con le pareti, come abbiamo visto ieri, non fa altro che invertire il segno della componente perpendicolare alla parete, quindi il modulo della velocità rimane lo stesso. Ok? Posso cambiare la temperatura. Se scaldo il gas, cosa succede? Si muove più velocemente. Quindi questo istogramma che cosa mi mostrerà? Qui cosa vedo? Qui le vedo muoversi più rapidamente, ok. E qui cosa vedo? Tutte però un po' più verso destra. Ok? Si spostano verso destra. Proviamo. Abbiamo 300 K, che ne so, andiamo a 400. Se ci riesco. Il diagramma di questa si è spostato un pochetto verso destra, ma non è cambiato praticamente niente. Ok? Sono sempre tutte le stesse velocità. Se aggiungo particelle più leggere, che cosa dovrei vedere qui? Questo è il diagramma delle velocità, ripeto. Due rettangolini diversi, perché sono in equilibrio termico, ok? Alla stessa temperatura, ma la temperatura è l'energia cinetica media, quindi massa per il quadrato delle velocità. Chi è più massiccio si muove più lentamente, chi è più leggero si muove più velocemente.
quindi mettiamo altri 500 e ho due striscioline nel discrimine della velocità. Che succede se da un certo istante in poi, possiamo anche mettere in pausa, sì, no, non so, forse sì, sì, possiamo mettere in pausa. Che succede se a un determinato istante permettiamo, lasciamo che le particelle si rendano conto che hanno un volume, come la simulazione di prima, quella delle due palline colorate. Le velocità non sono più urti centrali, perché gli urti saranno, nella stragrande maggioranza dei casi, non centrali. Quindi si scambiano, non tutta, ma un po' di energia, sì. E quindi le velocità cambiano. Permettiamo le collisioni e fate attenzione a quello che succede qui. Mettiamo anche l'istogramma dell'energia cinetica. Anche qui ho due velocità, qui ne ho una sola, perché l'energia cinetica è legata alla temperatura. Due gas in equilibrio, stessa temperatura, stessa energia cinetica, meglio. Okay? Ma velocità diverse perché ho due specie di gas, di particelle diverse. Se permetto le collisioni, in tempi molto brevi, l'istogramma cambia radicalmente. Le particelle si, tra virgolette, distribuiscono l'energia e quindi la velocità in modo da raggiungere una curva teorica che viene detta curva di Maxwell-Boltzmann. Qui vediamo se riusciamo a distinguere. Questo è il bianco, è la curva cumulativa sulle tutte le particelle. Possiamo anche distinguere quelle grandi da quelle piccole. Quindi quelle piccole, quelle grandi, scusate, hanno una velocità più che ha un picco a valori bassi, quelle grandi, quelle meno massicce hanno un picco a valori più grandi. Ok? Questa curva è una curva asimmetrica, non è una curva asimmetrica, perché? Perché non è centrata sullo zero, perché le velocità in modulo sono tutte positive, no? E questa curva che si avvicina alla curva teorica che avrei se avessi moltissime particelle si chiama curva di Maxwell-Boltzmann. E cosa mi dice questo? Mi dice, beh, Boltzmann questo l'ha dimostrato analiticamente, se tengo conto degli urti elastici tra particelle e particelle, tra particelle e pareti, tutto quello che vuoi, qualunque sia la situazione iniziale, attenzione a questo qualunque, il gas evolve verso l'equilibrio e l'equilibrio lo raggiunge, è caratterizzato meglio, da questa distribuzione delle velocità e dell'energia cinetica di conseguenza. Questa curva teorica è una forma analitica molto precisa, si chiama curva di Maxwell-Boltzmann, non è una curva simmetrica, ha un valore medio che è quello che abbiamo preso l'altro giorno, con la radice quadratica media delle velocità, cioè la radice di 2 volte RT su m, m1, no? E quindi velocità quadratiche medie di particelle diverse, in particolare particelle di massa diversa, sono valori diversi. Ok? Essendo in equilibrio hanno la stessa temperatura, quindi stessa energia cinetica, ma valori medi della velocità diversi. Ok? È chiara l'idea? E questo è legato principalmente al fatto, che le particelle in realtà non hanno volume nullo. Ed è questo in realtà che distribuisce le velocità di energia in questo modo, perché se il volume fosse nullo le velocità non cambierebbero.
e non potremo interpretare, come vedremo a breve, le, per esempio l'evaporazione. Questo, questo vale per un gas, d'accordo, ma anche nei liquidi c'è qualcosa di simile. Ora, se l'energia delle particelle in un liquido ha una media piuttosto bassa, comunque ci sono particelle che hanno energia molto alta. Queste particelle riescono a passare dallo stato liquido a quello gassoso, perché hanno abbastanza energia per vincere le forze intermolecolari. Questo è quello che interpreta, che spiega l'evaporazione. Se non ci fosse questa coda ad alte energie, i liquidi non evaporerebbero. E attenzione, non è che se evaporano queste, queste rimangono dove sono. Man mano che questi se ne vanno, la loro zona praticamente viene occupata da altre che vengono accelerate dagli urti di quelle che rimangono nel liquido, perché la temperatura rimane costante. Per questo, se voi mettete un bicchiere d'acqua d'estate, si fa prima sul tavolo in cucina, se tornate dopo un po' lo trovate vuoto, ma non perché qualcuno l'ha bevuta, ma perché l'acqua è evaporata tutta. Perché? Perché questa coda dell'energia fa di molecole d'acqua abbastanza energetiche per passare dalla fase liquida a quella gassosa. Questa zona viene comunque rifornita sempre dalle altre perché la temperatura non cambia, dell'ambiente non cambia, e quindi questo fenomeno fa sì che dopo un po' l'acqua sia tutta passata nella fase liquida e nella fase gassosa. Ok? Siamo stati chiaro? Perfetto. Questo fenomeno, cioè il fatto dell'evoluzione verso l'equilibrio, è un fenomeno chiave per interpretare il secondo principio della termodinamica, che faremo più avanti. Quindi già qui c'è la radice di quel fenomeno, di quel processo. Quindi ci torneremo sicuramente. Posso chiudere? Molto bene. Detto questo, passiamo a, se ci riusciamo, in tempi brevi, facciamo un esperimento. Quanto tempo ci rimane, scusate? 19 minuti. Ma ce la facciamo. Ditemi se vedete qualcosa. Non si vede niente. Questo è soltanto. Se fosse spento. Si legge bene, sì.
abbiamo visto la distribuzione delle velocità, cioè la funzione che dà il numero di particelle che hanno velocità tra v e v più delta v, facendo un istogramma. E questa funzione, questa distribuzione, si chiama distribuzione di Maxwell-Boltzmann. Io l'ho recuperata da, eccola qui, da un testo che è quello dell'OpenStax College Physics, eccola qua, ha questo andamento. Vedete qui in ordinata ho la probabilità, cioè il numero di particelle che hanno una determinata velocità, qui in ascissa ho il modulo delle velocità, ho questa curva fatta in questo modo, che è vincolata a non scendere sotto lo zero e ha comunque una coda ad alta energia, ad alta velocità. Questa RMS è il valore medio, root mean square, detto, e questa VP è la velocità più probabile, quella di picco. Ok? E si può dimostrare che l'RMS, fatemela scrivere, dove potremmo metterla qua sotto, sì dai, VRMS è data, se ricordate quanto ho visto ieri, dalla radice quadrata di 3 volte la costante dei gas ideali T, R, la temperatura assoluta T diviso la massa molare. Mentre la velocità di picco Vp è molto simile a questa, solo che è un po' più piccolina, è un po' più simile, ha un 2 invece che un 3. E quindi è più piccola della RMS. Ok? È chiaro che se la temperatura è data, il gas nel nostro contenitore di prima e ho particelle diverse, la velocità quadratica media è tanto più grande quanto più piccola è la massa molare. Ok? Quindi le particelle più leggere sono più veloci, quelle più pesanti sono più lente, ma attenzione, avendo la stessa temperatura hanno la stessa energia cinetica media. Ok? Inseriamo anche quest'altra figura, qui per correttezza metto che questa viene dal OpenStax College Physics, un testo che vi consiglio di scaricare perché è molto buono, ce n'è a 3 livelli, molto semplice, medio, quello del college e quello dell'università, e sono tutti gratuiti. Mettiamo anche questa, un grafico che confronta la distribuzione per valori diversi della massa, eccola qua, della temperatura, la mettiamo nella pagina sotto, dai. Qui ho la stessa distribuzione di prima, cioè sempre la curva di Maxwell-Boltzmann, ma a temperature diverse. Quindi qui ho due gas che non sono in equilibrio termico. All'aumentare della temperatura, T2 è più grande di T1, vedete che il picco si è spostato verso destra. La velocità quadratica media è proporzionale alla radice della temperatura. Quindi se la temperatura quadruplica, la VRMS raddoppia. E non so se riuscite a osservare un fatto fondamentale. Vedete che se il picco è a sinistra, quindi se la velocità RMS è piccola, il picco è alto. Più vado a destra, più il picco è basso. Questo l'abbiamo notato anche prima, non so se avete fatto caso, nelle simulazioni del FET. Perché?
Beh, perché l'area che c'è sotto la curva della probabilità, tutta quest'area, e quindi anche questa, quest'area qui, quindi fatemi specificare questo, nota bene, l'area sotto la distribuzione è uguale al numero delle particelle, il numero totale. Quindi più grande è la base, quando ho un triangolo, se un triangolo ha base lunga, per avere la stessa area di un altro deve avere la larghezza più piccola, quindi il picco si abbassa, ok, se il si sposta verso destra. D'accordo? Molto bene. Detto questo, se non ci sono domande, andiamo a vedere qualche conseguenza di questo fatto importante. Una l'abbiamo appena vista, è l'evaporazione. Ne abbiamo appena discusso. Allora, adesso ne vediamo un altro. Possiamo interpretare la presenza o assenza di atmosfera nei pianeti. Pianeti / corpi celesti. Per esempio, vediamo il caso della Luna, che è priva di atmosfera. Perché? Allora, questa è la nostra Luna, qui la massa della Luna, raggio lunare. Voi sapete che dalla superficie di un corpo celeste qualsiasi, Terra incluso, se voglio che qualcosa si allontani indefinitamente da quel pianeta, da quel corpo celeste, devo muovere quell'oggetto a quella che si chiama velocità di fuga. Quando mandiamo le astronavi in orbita, i satelliti in orbita o i satelliti sulla Luna, bisogna lanciarli dalla Terra con una velocità che sia almeno questa. Come si calcola la velocità di fuga? La velocità di fuga da un qualsiasi corpo celeste vale la radice quadrata di 2 volte la costante di gravitazione universale per la massa di quel corpo celeste diviso il suo raggio. Quindi, per esempio, nel caso della... vediamo se recupero i dati della Luna. Eccolo. La massa lunare è 7,342 per 10 alla 22 kg. Il raggio lunare è di 3,4 per 10 alla 6 metri e G, costante di gravitazione universale, è 6,67 per 10 alla meno 11 newton metri alla seconda, chilogrammi alla seconda. Quindi la velocità di fuga sulla Luna vale la radice quadrata di 2 per 6,67 per 10 alla meno 11 newton metri quadri, chilogrammi alla seconda, per la massa della Luna, che è 7,342 per 10 alla 22 kg, diviso il raggio lunare 3,4 per 10 alla 6 metri. Ok? Ottengo 2380 metri al secondo. Ok? Attenzione! La Luna
nell'arco della sua giornata, della sua rotazione, ha temperature che oscillano dai 40 gradi Kelvin, quando è al buio, ai 396 gradi Kelvin. Okay. Se per esempio ci fosse, che ne so, diciamo la molecola più piccola, una molecola di idrogeno, dell'H2 sulla Luna, quindi la massa molare dell'idrogeno è 2 grammi dell'H2, allora la velocità quadratica media dell'H2 a temperatura di 396 K sarebbe la radice quadrata di 2 per 8,315 J su Kelvin mole per la temperatura 396 K diviso 2 grammi, quindi 2 per 10 alla meno 3 kg ogni mole. Questo mi dà una velocità di circa 2869 metri al secondo, più grande della velocità di fuga. Quindi se ci fosse dell'idrogeno, la sua RMS sarebbe già tale da superare la velocità di fuga. Quindi, se torniamo indietro al grafico di prima, dopo torno qua, ecco, se questo fosse, immaginiamo di avere la curva dell'idrogeno sulla Luna, questo valore dell'RMS sarebbe già adesso, la velocità cadrebbe qua grosso modo. Quindi già all'equilibrio termico la maggioranza delle particelle, delle molecole di idrogeno, sarebbe già oltre la velocità di fuga, quindi già quelle si allontanerebbero all'istante, le altre dopo poco. Per cui perfino neanche le molecole di idrogeno potrebbero formare il gas, l'atmosfera lunare. Lo stesso vale per gli altri gas. Se facciamo lo stesso discorso sulla Terra, torniamo a noi, quindi non atmosfera. Sulla Luna. Sulla Terra, dopo quello che scrivo alla lavagna, ve l'ho salvato in PDF e l'avrete scaricabile dal sito di OpenTank. Okay. Sulla Terra possiamo calcolare anche qui la velocità di fuga, anche qui di fuga dalla Terra, scusate questo. Ecco. Sempre radice quadrata di 2 volte g, la massa della Terra diviso il raggio terrestre. Qui la massa della Terra vale, la arrotondiamo in realtà, facciamo 5,97 per 10 alla 24 kg, il raggio terrestre 6,387 mi pare, sì, 378 per 10 alla 6 metri, e la velocità di fuga sulla superficie terrestre viene circa 11 km al secondo, quindi 1,12 per 10 alla 4 metri al secondo. Okay. Se prendo per esempio l'O2 e H2, O2 ha una massa molare di 2 per 16, 32 grammi, mentre abbiamo ancora visto anche prima che H2 ha una massa molare di 2 grammi. Ok? Quindi la VRMS facciamo conto tondo, T
300K di O2, cioè la radice quadrata di 3 volte RT diviso la massa molare di O2, ottengo un valore che a me viene circa 624,2 metri secondo, molto più piccolo, quasi 20 volte più piccolo della velocità di fuga. Quindi sulla Terra ci può stare l'atmosfera. Il pianeta Terra è un pianeta tale, ha una gravità tale che l'atmosfera, cioè questo gas, è legato all'atmosfera. Andiamo a vedere l'H2. Ora, se osservate, non serve rifare tutto il calcolo. M1 dell'ossigeno è 16 volte M1 dell'idrogeno, ma 16 è il quadrato di 4, e siccome è al denominatore, la velocità RMS di H2 sarà 4 volte la VRMS dell'O2. Per gli amici, cos'era, 2497,24 metri al secondo, che è più grande della velocità di fuga. Quindi, pur essendoci atmosfera, H2 è molto raro nell'atmosfera terrestre. Quindi la distribuzione di Maxwell e Boltzmann ci aiuta anche a capire perché la composizione chimica dell'atmosfera della Terra è fatta come è fatta. Se vado su Giove, metta bene, su Giove, con i dati di Giove vi do subito il risultato, perché così magari la facciamo un po' più breve. La velocità di fuga su Giove vale alla temperatura di Giove, temperature superficiali di Giove si aggirano tra i 110 e i 152K. Ok? La temperatura, la velocità di fuga è 59,5 per 10 alla 3 metri al secondo. Grazie. Per cui la velocità quadratica media di H2 su Giove è di circa 1512 metri secondo, che è più piccola della velocità di fuga. Quindi H2 è presente ed è abbondante nell'atmosfera di Giove. Diversamente da quello che succede sulla Terra. Ok? Ci sono domande? Vi accenno ancora una cosa che vedremo meglio la volta prossima. La relazione tra l'energia cinetica media e mezzi K di Boltzmann della temperatura ha questo numero, che è legato al fatto che abbiamo considerato solo moti traslazionali, cioè traslazioni rigide. Non abbiamo considerato né le vibrazioni né le rotazioni. E questo è tipico per le particelle
monoatomiche, cioè molecole prive, come abbiamo detto, di struttura interna. Se considero anche i moti vibrazionali, le rotazioni, quel 3 diventa 5, si chiamano gradi di libertà. Ok? Se ho le rotazioni, quindi traslazioni più rotazioni, quel 3 diventa un 5.